Buongiorno. Oggi formazione completa, come vedete. Quindi oltre all'assessore Lanzarin ci sarà la dottoressa Russo che porterà il piano vaccini ricalibrato in base alle forniture, quindi potremo dare informazioni ai 20 circa le date rispetto ai target che verranno vaccinati, per quello che è dato a sapere sulle forniture. Stamattina peraltro ci hanno già confermato che al 2 di febbraio arriveranno 46.250, mi sembra, se lo ricordo male. Ve lo dico subito, così. 45.680, 6.80, 2 febbraio, Pfizer, parlo sempre di Pfizer. E poi ci sarà il dottor Flor dopo di me che darà un punto nave sul, per quanto riguarda un punto della situazione, per quanto riguarda la situazione sanitaria, perché penso che sia anche doveroso dare uno spaccato di quello che sta accadendo ed è accaduto in questi 28 giorni. Allora andiamo veloci così recuperiamo. I test sono, nelle ultime 24 ore sono fatti 32.662 test. 32.662 tamponi. Poi vedete i tamponi molecolari, ormai siamo a 3.700.000 e oltre. Test rapidi sono 2 milioni e mezzo e oltre. E nello specifico il risultato dei tamponi è questo. Abbiamo nelle 24 ore trovato, ovviamente sta calando sempre di più l'incidenza, 572 positivi. Vi devo anche dire che è una, e poi vi verrà spiegato nelle prossime settimane, e c'è sempre più meno incidenza degli asintomatici. Poi stiamo anche studiando questo aspetto. E però ecco, per avere il dato completo, eccolo qua, l'incidenza dell'1,75%. Quindi su 32.662 tamponi, 572 positivi, quindi 1,75. All'Uopo vi ricordo anche che giovedì prossimo ci sarà il professor Baldo che porterà i risultati dell'indagine importante che abbiamo fatto fare. Voi sapete che siamo in parallelo con due indagini. Questa, diciamo, sulla circolazione del virus su una popolazione, diciamo, non interessata da contatti con positivi, eccetera, quindi quello che si dice un campione, diciamo, indifferenziato, randomizzato, casuale, e quindi ci porterà i risultati. Dall'altro, voglio anche ricordarvi che il dottor Rigoli, parallelamente, sta facendo quello della sieroprevalenza, quindi partendo dal sangue, vedendo, diciamo, che traccia c'è, diciamo, anticorpale nel siero dei nostri veneti su 20.000 campioni. Quindi, per farla in sintesi, lo dicevo anche ieri, per ricordare, il professor Baldo rileva la presenza del virus col tampone, terza generazione, abbinata anche per altro molecolare. Rigoli invece il virus dove è passato, perché ha lasciato la traccia dell'anticorpo. E poi, totale dei positivi ad oggi, dal 21 febbraio, pensate, 309.909. Questi sono i positivi dal 21 febbraio. Oggi, peraltro, vi ricordo che la data, tutti stiamo pensando al 21 febbraio dell'anno, ma oggi è quella della dichiarazione dello stato di emergenza. Quindi un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Se non sbaglio data a memoria, era il 28 gennaio, la dichiarazione dello stato di emergenza, che ha aperto le porte poi a tutto quello che ne è derivato. La dottoressa Russo se lo ricorda bene perché ha presentato il piano, anzi prima il piano pandemico e poi tutte le operazioni. I positivi ad oggi sono 38.964, come dicevo ieri erano 44.000, non avendo più ingressi di positivi in maniera importante, le uscite sono maggiori, di gran lunga maggiori agli ingressi. E i ricoverati, eccolo qua il dato, 2.369, questa è area critica più area non critica, però vi ricordo che l'area critica è comprensiva anche dei positivi, dato che non troverete nei bollettini nazionali, quindi troverete un dato più basso nei bollettini nazionali.
Come sono suddivisi questi 2.369? Eccoli qua. 2.086 in zona medica, scusatemi, in area medica, in area non critica, meno 99, sono uscite un centinaio di persone, sono state dimesse. Meno 7 in terapia intensiva, sono 2.83, sempre comprensivo dei positivi. Sì, scusatemi, dei negativizzati. Grazie. Morti nelle ultime 24 ore più 52. I dimessi sono oltre 14.000. Io aggiungo solo che ieri avete visto, è venuta la vicepresidente De Berti a parlarvi del tema trasporti e delle aperture. E stiamo seguendo con puntualità e anche con una certa preoccupazione il tema della ripartenza della scuola, perché comunque è movimentazione non indifferente di studenti e quindi di conseguenza interessa una parte della popolazione importante, dietro sono le famiglie, le frequentazioni, eccetera. È innegabile che la letteratura scientifica internazionale dimostri in molti casi una correlazione tra l'apertura delle scuole e gli incrementi delle curve di contagio. Non ne facciamo una tragedia, però è bene sapere che ci portiamo in pancia sicuramente un livello di rischio maggiore. È ovvio che se si va dal rischio zero a star chiusi in casa ermetici a sottovuoto, a andare all'estremo opposto tutto libero, di mezzo ci sono tante, diciamo, atteggiamenti, diciamo, proporzionali. Uno di questi è quello della riapertura delle scuole. Proprio per questo abbiamo recuperato un progetto della dottoressa Russo di fine novembre, forse ci ha lavorato anche prima, e che è assieme ad altre regioni, in particolare la Toscana, ma lasciamo perdere questo progetto che deve ancora partire, ma c'è già tutto il progetto, nel senso che è già finanziato tutto, ma non deve ancora prendere quota interregionale. E mutiamo però il protocollo e facciamo dei controlli, diciamo, in progress a campione su dei distretti scolastici, sugli studenti, in maniera tale da monitorare anche lo stato di circolazione del virus anche nella popolazione scolastica. Ovviamente anche qui è coinvolto il professor Baldo, che è professore di igiene e insegna igiene e prevenzione, giusto, all'Università di Padova, e quindi la persona titolata a seguire questo progetto. So che il professore ci sta già lavorando, ci ha parlato la dottoressa Russo, ci ho parlato anch'io ieri sera, e quindi l'idea di fare un focus sulle scuole partendo da quel vecchio protocollo che avevamo già realizzato alla volta di novembre e approvato a dicembre. E guardate, io direi di chiudere qui, e se non avete domande passo al dottor Flor. Prego. Ada Zan del Gazzettino. Scusa. No, se ci può dire qualcosa di più di questi campionamenti, di questi test a campione sui distretti scolastici, quando se li state ancora pensando o se partiranno a breve? No, se... Non partiranno lunedì, ma partiranno a breve, nel senso che adesso il professor Baldo ve lo dirà quando, e poi con la dottoressa Russo presenteremo il progetto. L'unico passaggio fondamentale è quello del comitato etico per essere autorizzati a fare questo. Però quindi, il protocollo operativo è già definito. Quindi una volta che il comitato etico regionale si parte, dice ok, voi partite con dei test nelle scuole, tamponi, a campione, per capire se, fatta la riapertura, come circola il virus. Okay. E anche le varianti. E poi c'è tutto il discorso che vi dicevo ieri, che adesso anche l'Istituto Superiore di Sanità dice di lavorare fortissimamente sulle varianti, sull'isolarle, su correlarle ai sintomi e cercare di inquadrare le curve di contagio. Cioè, voi sapete che il Veneto, al di là di tutti questi fenomeni che sono rivelati grandi esperti di epidemiologia, di altro, non sto parlando di scienziati in questo caso, e il Veneto ha comunque avuto un'infezione molto particolare per l'andamento delle curve, che non è riconducibile a un colore di una zona o a un sistema sanitario, e per cui si sta lavorando tanto sulle mutazioni, e non è innegabile che a livello nazionale, alla luce anche di questo fatto, adesso l'indirizzo sia quello per tutte le regioni di lavorare sulle mutazioni. Del resto, se leggete la stampa e la leggete anche nazionale o internazionale, ormai tutti i giorni si parla delle mutazioni.
Invece per le scuole già aperte, quindi non le superiori che rientreranno lunedì, avete visto un aumento dei casi positivi che poi comportano la quarantena delle classi? O siamo stabili? Magari dopo la dottoressa Russo ve lo dice, c'è un report. Beh, comunque abbiamo avuto oltre 4.400 situazioni in Veneto dove c'è stato almeno un contagio nelle scuole. Forse abbiamo isolati quando? 60.000? Sì, intorno ai 60.000, gli ultimi adesso sono 10.000. Microfono, per favore. Quindi attualmente abbiamo 10.000 persone, ragazzi in quarantena. Sì, ovvio, ma cioè, non è che cioè, se si ritrovano in classe è inevitabile che se uno è positivo il processo è quello. Altre domande? Sì, nel frattempo si sono prenotati Malavasi e Marchiori. Prego Malavasi, nome, cognome e testata. Grazie, Giorgio Malavasi, Gente Veneta. Buongiorno. Buongiorno. Due domande. Una, visto il cospicuo e buono ovviamente ridursi della pressione sugli ospedali, insomma in questo mesetto si è ridotta di un migliaio, mi pare, circa di posti letto occupati. Sì. Quindi un 30% abbondante. È pensabile, e mi pare di ricordare che qualcosa si fosse detto già qualche giorno fa, è pensabile che a breve ci sia una ripresa delle attività di lunedì esame, l'ho già annunciato ieri l'assessore. Ah, ecco, ho perso la puntata. Se può ripetere in che termini, in che quantità e secondo che piano? Allora, lunedì mi sembra che oggi il dottor Flora ha già mandato la circolare o manda la circolare a tutti i direttori generali delle USL per aprire le agende e riniziare quindi a fissare gli appuntamenti. Riprendiamo tutta la specialistica ambulatoriale che era stata sospesa, che sono le visite a 30 e a 60 giorni e anche tutta l'attività in libera professione in Romania. Oggi noi abbiamo un dato che sono di 90.000 prestazioni in sospeso e poi quelle che si aggiungeranno. Ok, grazie. L'altra domanda è se c'è qualche aggiornamento rispetto alla disponibilità delle aziende venete di produrre vaccini su licenza, ovviamente. Non ci sono aggiornamenti, nel senso che da parte delle grosse multinazionali al momento interesse non è stato espresso di volontà di delocalizzare ulteriormente le produzioni. Per dire, Pfizer mi sembra di aver capito che ha una business unit in Sicilia, e però non c'è, hanno confermato che non hanno accordi in essere per sviluppare ulteriori siti produttivi. Stanno investendo in quelli che hanno, ci sono stati dei colloqui con Veneto Sviluppo, ma non da parte diciamo, di questa realtà, delle realtà più piccole interessate a produrre. Però non c'è nulla di fatto in questo momento. Ok, grazie. Prego. Tocca a Marchiori, se qualche altro collega ha domande per il Presidente si prenoti, grazie. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Marchiori, Gruppo Media Nord-Est. A proposito di aziende venete, Fidia, l'azienda farmaceutica di Abano Terme, si è dichiarata attraverso un comunicato che ha diramato disponibile a produrre il vaccino anti-Covid per conto terzi. Però in questo chiede anche che sia previsto nel piano pandemico nazionale il coinvolgimento in un modo più strutturato di queste aziende per contrastare eventuali future emergenze sul generis. Allora, la mia domanda è questa. La Regione in qualche modo può intervenire a supporto di questa disponibilità? Ma sì, lo si può fare nella fase pre, giustamente come pone la questione Fidia, delle carte, del piano pandemico, di queste fasi qui, ma di certo noi non possiamo obbligare le multinazionali a venire a produrre qui. Considerate che poi il fatto che l'accordo lo facciano gli stati membri per le forniture bypassa direttamente le realtà regionali, ma Fidi ha ragione, come hanno ragione le altre aziende qui in Veneto che danno la loro disponibilità, ma lo capite da soli che se è vero che siamo in un mercato libero, queste stesse grosse industrie venete hanno difficoltà ad avere la disponibilità a produrre, perché di fatto la casa madre, cioè la multinazionale, al momento non risulta essere interessata, se no figuratevi se non avessero già messo in piedi dei siti produttivi, delle unità produttive. Grazie. Prego. Passerei la parola al dottor Flora o c'è qualcun altro? No. Dottor Flora, allora, passo la parola per un punto sulla situazione sanitaria. Prego. Vieni qua.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io volevo completare quelle due informazioni sul discorso della riapertura dell'attività, che non significa abbassare la guardia. È ragionevole, visto il calo di pressione che c'è sugli ospedali, pensare di riprendere con alcune attività che abbiamo spostato, che abbiamo rinviato o sospeso, ma ricordo, solo perché pensiamo di essere lunedì nella situazione in cui eravamo quando abbiamo sospeso. Un po' meglio forse siamo messi, no? Per come stiamo calando ora. Vi ricordo che le famose 5 fasce, in cui c'è il nostro piano che per ogni fascia prevede degli interventi, prevedeva che quando si entrava in fase 4 scattavano le chiusure. Ecco, noi oggi ci avviamo a rientrare in fase 3. La fase 3 vuol dire 1.500 pazienti non in terapia intensiva e oggi siamo a 1.599, quindi siamo molto vicini alla fase 3. Siamo in rianimazione, tempo reale, la rilevazione, a 247 malati. Vi ricordo che il 1° gennaio eravamo 401, quindi questo è l'andamento della pressione di ricovero sugli ospedali. Il calo è consistente, 1.100 malati positivi in meno, da 2.730 a 1.600, voi capite, sono 1.100 malati positivi in meno negli ospedali. Questo vuol dire che liberiamo anche spazi, oltre che risorse e personale, ed è giusto che cominciamo a ragionare anche sulla ripresa dell'attività. Oggi abbiamo 539 malati in rianimazione tra Covid e non Covid, su una 539 su una disponibilità di 670 posti letto. Capite che abbiamo 130 posti liberi. E quindi è ragionevole, e però ne parleremo solo la settimana prossima, per la riapertura dell'attività chirurgica che è stata rinviata, che è stata spostata. Quindi andiamo con molta cautela, con grande attenzione, e per questo chiediamo di non abbassare la guardia a nessuno. Quindi non rimuoveremo i controlli all'ingresso degli ospedali, non rimuoveremo i varchi, non viene meno l'obbligo della mascherina, quindi non vogliamo affollamenti negli ospedali né nelle sale di attesa né nelle visite dei malati. Dobbiamo tenere un livello di sicurezza, perché solo tenendo un livello di sicurezza potremo garantire di rimanere aperti e quindi di garantire cure. Quindi l'ospedale non deve assolutamente diventare un luogo di affollamento. Sulla previsione delle aperture, dico anche, non è che perché riapriamo bisogna che tutti adesso ci avventiamo sull'ospedale. Lo facciamo con gradualità, lo facciamo in base al bisogno. Alcune persone le chiameremo direttamente noi perché hanno una prestazione che è stata sospesa, altri potranno accedere attraverso il CUP. Se in questi giorni c'è una iper richiesta al CUP, bisognerà anche capire che non possiamo telefonare tutti tra le 9 e le 11 del mattino, perché questi sono gli orari in cui, no, si può magari telefonare anche nel pomeriggio e nel secondo pomeriggio, che è più facile trovare la linea libera. Noi faremo del nostro meglio per rinforzare anche questi servizi, ma chiediamo che non ci sia proprio una diluizione nel corso della giornata delle chiamate. Chiamiamo il pomeriggio, che è più facile trovare magari la linea libera. Domande? Aldo Avanzani. Dottor Flor, buongiorno.
Solo per capire, quelli che avevano già fatto la prenotazione saranno richiamati? Perché se non siamo chiari poi si rischia un ulteriore intasamento al CUP, si mettono tutti a chiamare. Chi? Quindi se può spiegare bene chi aveva avuto già una prenotazione, poi è stato richiamato dall'ospedale dicendo il suo intervento, la sua visita è stata sospesa, cosa devono fare? Allora, chi ha già una data la data per la prestazione viene mantenuta. Chi viene mantenuta la data, se è la data ovviamente a venire. Sì, ma se è futura, chi l'aveva ed è passata? No, allora sono tre le categorie. La categoria di chi ha l'appuntamento per il 2 febbraio, quell'appuntamento è mantenuto. C'è la categoria che ha semplicemente annullato la visita e questi devono richiamare. E invece ci sono quelli che hanno chiamato e sono stati sospesi dicendo chiamiamo noi, sono le famose visite galleggianti o le prestazioni che teniamo in sospeso chiamati alla prima occasione. Questi esattamente sono le 90.000 che saranno tutti richiamati. Ci... nome, cognome e testata per favore. Allora ci sono aziende che hanno poche persone da richiamare e quindi verosimilmente riassorbiranno la lista nel giro di una o due settimane, perché hanno davvero poche persone da richiamare. Ci sono aziende invece che hanno tante persone da soddisfare e richiameranno e magari impiegheranno anche 2 o 3 mesi per recuperare l'arretrato. Però io inviterei a vedere non la singola struttura o il singolo ambulatorio, ma se si telefona c'è anche la possibilità di avere la prestazione in una sede diversa da quella abituale, perché magari lì c'è ancora un impegno per il Covid, ma la prestazione ambulatoriale all'interno della stessa USL la garantiamo in un altro ambulatorio. Michela Nicolussi Moro. Buongiorno, Michela Nicolussi Moro, Il Corriere. Volevo chiedere al dottor Flor se ci può ricordare quando sono state sospese le prestazioni e poi, siccome tante persone vanno nel privato convenzionato, volevo capire, siccome anche il privato convenzionato ci aveva detto che a un certo punto aveva dovuto ridurre moltissimo le prestazioni per dare una mano agli ospedali, come siamo messi lì? Allora, la disponibilità, la previsione di riapertura è per tutti, pubblico, privato, privato convenzionato. Quindi tutti da lunedì riaprono, quindi non c'è differenza tra convenzionato e pubblico. Una seconda cosa, il numero vero di prestazioni lo capiremo fra una decina di giorni, perché vedremo le prenotazioni che ci saranno nei prossimi giorni, e a quella forse la cifra vera che noi dovremo aspettarci anche in termini di arretrato. E le prestazioni sono state sospese il 7 novembre. Poi volevo chiederle se alla luce di questo calo importante dei ricoveri c'è in previsione di sospendere, chiudere, come dite voi, altri posti in terapia intensiva. No, non ho capito, cos'è che dovremmo chiudere? L'altra volta ci aveva detto che in virtù di questo calo dei ricoveri avevate deciso di chiudere alcuni posti in terapia intensiva, infatti siamo passati da 840, poi 700, adesso dico subito, noi fino a 15 giorni fa avevamo 700 posti aperti e siamo arrivati al massimo a 660 malati. Oggi abbiamo 670 posti, perché 30 posti li abbiamo sospesi, non li abbiamo chiusi, spostati, li teniamo sospesi perché erano solo per Covid e oggi non abbiamo malati Covid. Non chiuderemo tanti altri posti di rianimazione, terremo una rianimazione potenziata e la manterremo potenziata, perché la diluizione dei 240-250 casi non è che definiremo in pochissimo tempo i malati Covid, e quindi avremo una maggior disponibilità di posti di rianimazione per le altre attività. L'ultima
cosa, scusate, volevo chiederle questo. Ieri mi segnalavano i medici che lavorano all'ospedale di Campo San Piero che loro sono già al quarto cluster all'interno dell'ospedale, e gli ultimi due cluster hanno coinvolto una trentina di pazienti ciascuno, molti dei quali trasferiti a Cittadella, che effettivamente il piano della regione prevede essere il secondo Covid hospital della provincia di Padova qualora ce ne fosse bisogno. Io volevo chiederle due cose: se state monitorando la situazione, a che punto siamo con questo cluster, e se, siccome ci sono molti letti liberi a Schiavonia, che senso ha fare metà Covid hospital Schiavonia e metà Cittadella? Ma allora, il senso è semplicemente quello di non lasciare aree sguarnite, perché voi sapete Schiavonia ha sopportato il peso di fare il Covid hospital per una parte importante dell'USL Euganea. Noi vorremmo riaprire le prestazioni anche a Schiavonia, perché oggi siamo nella condizione di farlo. Il discorso dei cluster dentro gli ospedali deve far riflettere molto, perché i malati sono tutti monitorati e controllati, e quando c'è un cluster avviene, di solito sono piccoli gruppi, avviene all'interno del personale, mi risulta che siano positivi, che non ci siano ricoverati e che non ci siano malati gravi tra i dipendenti, ma semplicemente un numero di positivi, che è quello che noi troviamo sul territorio e troviamo in tutte le situazioni. Lo screening periodico rileva queste persone che ci sono all'interno di diverse situazioni. Avete sentito, abbiamo 12.000 studenti in quarantena e isolamento. Abbiamo anche persone all'interno del servizio sanitario in quarantena e isolamento. La maggior parte risultano semplicemente positivi al tampone. No, ma non ho capito, dottor Flor, mi perdoni. I medici mi parlavano di pazienti che si sono infettati dentro l'ospedale di Campo San Piero. Lei invece mi sta parlando di personale? No, no, allora, questo può capitare tra il personale e può capitare... No, no, ma nello specifico caso, come allora, siamo messi a Campo San Piero? Allora, vi dico subito, i pazienti vengono tutti tamponati prima dell'entrare in ospedale. Con molecolare. È capitato, non solo a Campo San Piero, che due giorni dopo il ricovero un paziente risulta positivo e sviluppa sintomi. Quando noi ci accorgiamo su quel paziente, facciamo il tampone a tutto il reparto. Ed è capitato a Campo San Piero, come in altri ospedali, che in queste situazioni troviamo altri 5, 6, 4 persone che sono positive. Questo capita, è capitato in altri ospedali, sa benissimo, anche in qualche reparto chirurgico, reparto che non ha niente a che vedere con reparti Covid. È ovvio che spostiamo gli ammalati positivi nei reparti Covid. Infatti noi distinguiamo i reparti dove ci sono malati positivi e dove invece ci sono malati che si sono negativizzati. I negativizzati li possiamo mettere in qualunque reparto, medico o chirurgico. I positivi li portiamo nei reparti Covid. Allora, la situazione... Quindi non c'è un cluster a Campo San Piero, avete già risolto? No, allora, cluster, basta che siano quattro persone in un reparto. Le dobbiamo prendere e spostare in un reparto Covid, non c'è niente da fare. Ah, allora, ecco perché se no non capisco. Ieri sera io ho sentito, insomma, come questa notizia, insomma, ieri anche la Alda Avanzata aveva sollevato questo problema, sentendo il commissario Scibetta, stavano già quindi prima facendo tutta una verifica interna con degli audit per ricostruire anche tutti i percorsi. Appena avremo i dati, quindi vi comunicheremo i dati. Ecco. Comunque i casi sono due, o si positivizzano dopo il tampone o si beccano il Covid da chi viene da fuori, può essere l'operatore o un visitatore. Sì, ma Presidente, scusami, io non voglio insistere, però raccolgo anche l'appello dei familiari e dei medici. Nel momento in cui in un ospedale, non Covid hospital, si manifestano quattro cluster nel giro di qualche mese, ognuno degli ultimi due dei quali con 30 pazienti contagiati dentro l'ospedale, forse c'è qualcosa che non va nell'organizzazione. È solo questo che sto chiedendo, non c'è nessuna polemica. Semplicemente che nel momento in cui c'è il virus, cioè le modalità per cui il virus entra sono o entrano con il paziente o entra con
con gli operatori, appunto, non c'è altro da dire. Dopodiché, quali sono le modalità? Allora, i pazienti sono tutti tamponati col molecolare, quindi vengono presi in carico. In via ipotetica come negativi. E questa è anche è la prova provata che non, anche il molecolare può fallire. Due, gli operatori vengono tamponati ogni 4 giorni con cosa abbiamo? Il rapido. Sette giorni, non so, cioè, adesso non sono addirittura, non so neanche, forse Cittadella fa già la terza generazione con Lumira. Sì, tutti adesso ecco, quindi che è equiparato molecolare, quindi se parte il cluster vuol dire, tu dici le modalità, se hanno applicato i protocolli, boh, non so, vorrà dire che i protocolli non funzionano, non so. Ma questi sono quelli che si utilizzano, non è? No, che... ma guardate, allora la cosa è molto semplice. In ospedale, come in qualunque posto, ci può essere un asintomatico che ha fatto il tampone 4 giorni prima, che contagia persone e lui rimane asintomatico. Quando ce ne rendiamo conto, noi abbiamo 7, 8, 12, 14 persone. Non è tanto che sia capitato 4 volte in alcuni mesi. È capitato in qualche ospedale, è capitato 3 volte anche in un mese questo, e non c'è niente da nascondere, li sapete benissimo, che ci sono stati dei focolai in reparti che assolutamente non hanno niente a che vedere col Covid. Probabilmente vi dico, un asintomatico è in grado di portare dentro un reparto e nel giro di pochissimo tempo un'infezione, un focolaio, perché quando abbiamo più di 3 persone cominciamo a pensare che dobbiamo tamponare tutti, no? Non le 3 persone, insomma, sono, se hanno convissuto 3 o 4 giorni si fa presto a capire quello che può capitare. Bene. Se Michele ha finito, si era prenotato Albino Salmaso. Sì, ma è una domanda a cui avete già risposto. In ogni caso volevo chiederle questo, dottor Flora. Cioè, il fatto di aver dal 1 febbraio riaprire le attività negli ambulatori lascia intendere che la fase di emergenza è più dura, probabilmente superata. Cioè, lei predica prudenza, però a leggere i dati del report quotidiano, cioè se su 32.000 tamponi, 33.000 quasi, abbiamo 572 positivi e un tasso pari all'1,75, se confrontiamo questi numeri con quelli di un mese fa, c'è da dire che o i veneti scoppiano di grande salute oppure è successo qualcosa di veramente eccezionale e straordinario. Ecco, sotto il profilo sanitario siamo passati da una fase di emergenza durissima ad una fase che vede il Veneto tra le migliori situazioni in Italia. Ecco, come è maturata questa svolta? Ce la può riassumere brevemente? E siamo sicuri che questo trend durerà come tutti ci auguriamo? Scusa, ma perché invece, perdona se approfitto della tua domanda, rispondo con una battuta. Invece di chiederlo a noi, andate a chiedere a tutti quei fenomeni che facevano lezione a dicembre davanti alle difficoltà del Veneto. Dove stanno a chiedere a loro perché calete? Sono gli stessi che dicevano a inizio gennaio che bisogna fare il lockdown per salvare il Veneto. Ma perché quei fenomeni non hanno titolo scientifico parlare? Qualcuno rappresentava anche il governo, perdonami, perché quando facevate gli articoli li pompavate perché erano sottosegretari di un governo, no? E quali sottosegretari? Ora un problema di memoria, se è un'altra roba. Io ho fatto una domanda. Scusatemi, abbiamo avuto 3 sottosegretari di questo ex governo che hanno dichiarato che era tutta sbagliata la politica sanitaria di questa regione, addirittura accampando l'idea che la scelta delle aree non fosse dell'Istituto Superiore della Sanità, ma fosse del Veneto. Fin qua ci siamo tutti? Addirittura illustri esponenti sempre di quella parte politica a inizio gennaio hanno detto, siccome il 7 finisce il tema delle zone natalizie, no? Dove il Veneto deve andare in lockdown perché sennò sarà un disastro. L'Istituto Superiore della Sanità non ci ha dato il lockdown, non ci ha dato la zona rossa e noi abbiamo avuto i nostri dati precipitati. Quindi venite a chiederlo a noi, andate a chiederlo a questi a questo punto. No? Non è che io voglia polemizzare con lei, io sono contento che le previsioni del Veneto ma è un fenomeno. Ma scusate, guarda, prendo l'Incolussi Moro, perdonami, come la tua. Allora, se vogliamo
come si può dire, far finta che il problema sia un problema ingegneristico, no, allora vi dico, no, il Covid è un fenomeno naturale. Appunto, questo era, allora, non c'è, allora, nessuna... No, ma scusami, è un fenomeno naturale, nessuno ha la verità in mano e quelli che la vendono sono tutte persone che non rischiano nulla a parlare a vanvera. Perché se parlo io, parlo la dottoressa, dottor Flor o l'assessore, il giorno dopo la procura può dire scusi, ma lei aveva detto questo. Siccome noi rispondiamo e parliamo per atti, quindi anche rispetto ai focolai, io dico, negli ospedali, si fa l'impossibile, si fa la miglior soluzione, si trovano i protocolli, si fanno i tamponi, si prova, però stiamo parlando di un virus, eh? Non stiamo parlando di prendere un moccio e tirare sull'acqua che è caduta. E quindi stiamo parlando di un virus. Non possiamo neanche far sempre passare l'idea che tutto è contenibile. E proprio per questo dico, a dicembre abbiamo avuto questa curva che è inspiegabile, se tu pensi più o meno alle terapie intensive di marzo, e il 50% di più ricoverati, e poi la roba, andate a vedere la curva delle terapie intensive, è una perpendicolare. A voi sembra che un fenomeno naturale possa avere una perpendicolare? A me no, non mi pare. Tant'è vero che lo stesso Istituto Superiore della Sanità dice dovremmo capire lì cosa hanno pesato le varianti, ma ancora oggi non lo sappiamo. Quindi questa è la risposta. Certo, magari aver chiuso la scuola può aver inciso nel far abbassare drasticamente i contagi. Dico, guarda, è una domanda, ma di fondo. Io sai perché non te l'ho detto? Perché poi viene sempre fuori che ci vantiamo. Noi abbiamo semplicemente fatto quello che la comunità scientifica ci indicava di fare. Fortunatamente forse abbiamo fatto delle scelte giuste, probabilmente il virus come è arrivato se n'è andato, eh? Cioè non è che resta all'infinito. La peste a Venezia nel 1630 è arrivato all'invernata, ha rifatto l'anno dopo, 80.000 morti, fine, che ha fatto la Basilica. Questo è accaduto. Se ne va sto virus, guardate, è un fenomeno naturale, perché io mi agito a volte? Perché a volte c'è il pensiero di essere immortali, invincibili e di riuscire a controllare tutto. Non è così. Magari fosse così. Magari fosse così. Guardate che New York ha fatto le fosse comuni. Certo. Johnson ha più di 100.000 morti. La Germania, che tutti decantavano come la realtà sanitaria migliore del mondo nella prima fase, adesso non ne viene più fuori. Ieri la Francia ha annunciato, lo dico ai veneti che ci ascoltano, che non pensino che sia finita qui la storia del contagio. Ieri la Francia ha annunciato un lockdown ancora, durissimo, certo. E quanti mi dicevano, ma la Francia tiene le scuole aperte, ve lo ricordate questa frase qui? Però la Francia ha tenuto le scuole aperte a differenza dell'Italia. Sì, lockdown durissimo. Questo paese, guardate, non lo potrei anche politicamente, sto dicendo qualcosa forse anche contro di me, questo paese è riuscito ad arrivare fino ad oggi senza fare il lockdown, adottando la politica delle zone. Germania lockdown, Gran Bretagna lockdown, Francia lockdown, Spagna sta tornando dentro lockdown, quindi penso insomma, che proprio tutti questi danni non li abbiamo fatto. Scusami, Luciano. No, c'è da dire che una causa sola, sì, o due cause sole, forse solo gli scienziati che dicono tutto il contrario di tutto le conoscono. Io no. Io dico che noi non abbiamo avuto il lockdown, non siamo stati zona rossa, perché qualcuno predica che solo la zona rossa può risolvere il problema. Noi non siamo stati zona rossa. Certo. Quindi abbiamo dei fenomeni che non hanno una spiegazione, anche la diversità di come si è diffusa l'epidemia all'interno della regione e rispetto a regioni molto vicine a noi, no? Differenze che non sono spiegabili, che magari hanno fatto anche una chiusura che noi non abbiamo fatto. E quindi ci sono delle cose che non sono facilmente spiegabili con un unico motivo. Di sicuro noi abbiamo un enorme, enorme lavoro silenzioso della prevenzione, del tracciamento, del territorio che ha monitorato un fracasso di situazioni, di isolamenti, di gente in quarantena e monitorata, di tamponi per screenare situazioni dubbi o difficili. Ecco, questo è un lavoro silenzioso di cui non si parla, enorme su tutto il territorio, che forse in questo momento è giusto riconoscere, perché in questo momento stiamo raccogliendo i frutti anche di quel lavoro di cui non si parla mai. Perché potete fare le zone ultra rosse, adesso come non mi ricordo più come la chiamate l'Europa, ma guardate che se non c'è un duro rosso scuro, no, se non c'è un duro lavoro sul territorio
per contrastare l'epidemia, e quello prescinde dalla zona, dalla classificazione. Noi continuiamo a far vedere quante persone abbiamo in isolamento, quante ne abbiamo in quarantena, quante persone sono a domicilio, quante ne troviamo ogni giorno. Quello è il lavoro che non viene captato come lo sforzo del servizio sanitario, perché anch'io per primo parlo sempre dell'ospedale, no? Perché fa impressione il numero dei ricoverati, il numero delle rianimazioni. Però guardate che noi abbiamo altrettanti malati curati a casa, abbiamo ogni giorno persone che fanno tamponi, che vanno in giro a vedere situazioni a rischio, a bloccare catene di trasmissione, che diamo disposizioni bloccando qualcuno dove si è verificato un caso sospetto. Ecco, io credo che questo sia un lavoro che oggi va riconosciuto e ha dato i risultati che abbiamo oggi. Quanti ne avete a casa, dottore, mi scusi? Abbiamo ancora circa 2.000. Vabbè, no, apprezzo la vostra modestia, pensavo che qualcuno avesse il coraggio di dire che il Veneto non ha fatto gli stessi errori della Lombardia, che ha ricevuto per 54 volte delle letterine da... E poi probabilmente so che su questo, Presidente, abbiamo forse delle idee diverse, ma comunque... Benissimo, per fortuna è arrivata da Moratti, ecco. Guardate, il dottor Flora ha detto una roba che è la verità. Vi dico solo sto cameo e dopo verrà il professor Baldo e vi dà il resto. Grazie al lavoro del contact tracing, che oggi lo chiamiamo il paradosso della virtualità, perché ci hanno sputtanato per 2 mesi perché trovavamo più positivi di tutti. Il lavoro di verifica della circolazione del virus ci permette di dire che abbiamo anche avuto difficoltà a trovarlo. Perché isola, 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 poi siamo arrivati al fatto che, insomma, abbiamo galoppato tanto nel territorio per andare a trovarli, perché li trovi ai Covid point quelli che hanno i sintomi, perché siamo talmente organizzati che uno gli viene a raffreddore subito al Covid point, quindi avete capito che lavorone è stato fatto. Penso passo che parola alla dottoressa, scusa, volevo dire che domani c'è la dottoressa Scroccaro, che è il nostro riferimento per i farmaci e anche riferimento AIFA, e per parlare di cure domiciliari volevo solo annunciarvi questo. Io chiedo scusa. Mi scuso con la dottoressa Russo, ma devo andare. Un attimo solo, c'era prenotato Malavasi per una domanda. Scusami Malavasi, mi vado. Sì, sì. Grazie. Solo un dettaglio a proposito del rosso scuro. Mi pare, se non dico una sciocchezza, che ci sia qualche difficoltà per i lavoratori che devono andare in trasferta all'estero perché riconosciuti dall'Europa, cioè devono sottostare a misure di quarantena, non di ulteriori. Non c'è ancora. È un'ipotesi? È una... Allora, là nelle aziende dove circolano queste voci vanno smentite? Impatto zero. Ok. Allora, scusate. Buongiorno. No, allora, questa è la storia del rosso scuro, vorrei chiarire un attimo. Allora, una cosa è la stadiazione di rischio che abbiamo a livello nazionale e che divide i vari scenari in rapporto ad un sistema di indicatori molto complesso, di cui abbiamo parlato più volte, che riassume quella che è la situazione epidemiologica di una regione rispetto a un'altra. Un'altra cosa è invece l'individuazione di un parametro, quello che è stato riportato, che è legato all'incidenza, che è un parametro, cioè il numero di positivi standardizzato su 100.000. È chiaro che per poter confrontare i diversi paesi europei si è scelto un solo parametro e si sono fatte, come spesso accade, una serie di colori legati ad una scala, okay? Che va dal più colore più chiaro a quello più scuro, ma è un parametro, non c'entra niente col fatto di mettere uno Stato, una regione, un paese in una, diciamo, categorizzazione di scenario epidemiologico. Lì hanno fatto un confronto in quel momento su quella che era l'incidenza nei diversi paesi, all'interno dei paesi, quelle che erano le incidenze più alte in determinate regioni. E si è visto che in questa scala, che andava dal colore più tenue a quello più marcato,
Il Veneto in quel momento aveva un'incidenza di, non mi ricordo, 600 su 100.000, ma è una fotografia di quel momento. Io vi dico che oggi il prossimo report che uscirà ufficialmente dice che il Veneto ha un'incidenza di 156 su 100.000. Quindi questo è un parametro che si misura nel tempo, può essere un'incidenza settimanale, un'incidenza quindicinale, un'incidenza mensile, va poi catalogata con e confrontata con analoghe incidenze nello stesso periodo. Però confondere il colore di un parametro a seconda della sua gradazione rispetto a una classificazione epidemiologica di rischio è completamente fuori, cioè le due cose non sussistono. Noi adesso aspettiamo, come ogni settimana, la valutazione sulla base dei 21 parametri e vedremo dove, insomma, ci andremo a collocare. Ma, come ha detto il dottor Flori, i nostri parametri fortunatamente sono tutti in discesa. E questo, insomma, ci fa stare tranquilli, al di là del colore, per quello che è la situazione sanitaria. Allora, intanto vi volevo, insomma, presentare un attimo, d'accordo con l'assessore e col direttore, quello che è l'andamento del piano vaccino, del piano vaccinale contro il Covid. Allora, gli ultimi, volevo fare brevemente il punto della situazione e quello che sarà, e quello che noi stiamo mettendo in campo in termini di programmazione per garantire l'avanzamento del piano e quindi la protezione della popolazione. Allora, abbiamo gli ultimi dati alle 11 di stamattina, sono che abbiamo fatto in totale 145.619 dosi di vaccino e nell'ambito di queste dosi 33.926, ma poi vi vedremo la tabella, quindi quasi 34.000 dosi sono seconde dosi. Ciò significa che 34.000 soggetti hanno completato il ciclo vaccinale. Queste persone sono soggetti della popolazione target che era compresa, diciamo, nella cosiddetta fase 1, che rispecchia naturalmente quella nazionale, che sono operatori del servizio sanitario regionale o del servizio sanitario privato accreditato, comunque personale sanitario, e soggetti che si trovano all'interno delle strutture residenziali per anziani, che possono essere ospiti oppure operatori, e quindi rientrano nella prima categoria. Il nostro piano ha avuto, come dappertutto, una battuta d'arresto legata alla diciamo fornitura ridotta che ci è stata data dalla Pfizer, però ieri, anzi l'altro ieri, è arrivata una nota da parte del commissario Arcuri che ci dà una programmazione di quelle che sono le dosi di vaccino che arriveranno per tutto il mese di febbraio. È chiaro che a questo punto il fatto di avere la possibilità, insomma, di programmare sulla base delle dosi che ci arrivano ci dà l'opportunità di dire anche come procediamo. Allora, il come procediamo ha due tipi di indirizzi che sono legati da un lato appunto al numero delle dosi, dall'altro al tipo di vaccino che noi abbiamo a disposizione. Al momento abbiamo a disposizione prevalentemente il vaccino della Pfizer, che abbiamo detto ha bisogno di un certo tipo di conservazione, ma anche di ricomposizione prima che di ricostituzione prima della somministrazione. Quindi questo implica che può essere utilizzato prevalentemente nelle strutture e negli ambulatori vaccinali di sanità pubblica e non invece da dare, diciamo, ai medici di medicina generale, perché costituirebbe, insomma, un lavoro e un aggravio che non ne consente nella facile somministrazione. E poi abbiamo un piccolo quantitativo che ci viene dato del vaccino Moderna. Il vaccino Moderna, anche questo, deve avere un certo tipo di concentrazione, di conservazione, deve essere utilizzato in un certo arco di tempo. Quindi due vaccini che al momento vengono affidati per quanto riguarda la somministrazione alla sanità pubblica. Che cosa ci stiamo organizzando? È chiaro che dobbiamo chiudere la fase 1, che è quella degli operatori sanitari e delle strutture residenziali, ma nel contempo nella fase 1 sono compresi anche i soggetti ultra ottantenni. Allora, quindi c'è una fase 1A, diciamo,
è una fase 1B, che è quella degli ultraottantenni. Per noi è importante quindi cercare di proteggere tutti quelli abbiamo già iniziato a vaccinare, ma cominciare anche con la popolazione generale, quindi con queste coorti. Quindi sulla base, diciamo, delle forniture che ci verranno date a partire dalla prima settimana di febbraio, avremo la possibilità di completare entro, diciamo, la prima settimana di febbraio i secondi, la prima settimana e un po' debordando nella seconda settimana di febbraio, tutti i cicli iniziali che abbiamo avviato. Ci mancano 76.000 dosi, quindi queste riusciamo a completarle, perché complessivamente fra Pfizer e Moderna nel mese di febbraio è prevista la consegna di 250.000 dosi. Quindi chiude 250.000 dosi. No, in tutto il mese. In tutto il mese di febbraio. Tutto il mese di febbraio 250.000 dosi. Allora, ce ne mancano 76.000 all'incirca per chiudere, diciamo, i primi 110.000 che abbiamo vaccinato, circa 80.000, e poi cominciamo a fare gli altri della fase 1 che ci mancano, che sono altri 100.000. E questo ci dà però la possibilità di avere, se le consegne saranno rispettate, se naturalmente la programmazione che ci è stata comunicata ufficialmente verrà rispettata, di cominciare a far partire le lettere che abbiamo già pronte, l'abbiamo già detto, per i nuovi ottantenni, coorte del 1941. Ok? Allora, cominciamo. Come? Adesso ci arrivo. Allora, sì, la coorte del 1941 che volevamo appunto avviare a partire dal 15 di febbraio, perché a quel punto avremo il tempo intanto di invitare le persone, perché è chiaro che dobbiamo dare questo lasso di tempo, di consolidare quanto ci è stato programmato, ci è stato anticipato in termini di arrivo, perché anche questo è estremamente importante, quindi cominciare con la vaccinazione dei nati del 1941. In contemporanea però abbiamo detto un'altra cosa nell'ambito della nostra programmazione, che avremmo sì considerato gli ultra ottantenni, ma che nella valutazione del rischio, poiché sappiamo che tutti i soggetti che vanno, diciamo, che sono ricoverati in ospedale, la maggior parte che purtroppo hanno le maggiori complicanze, hanno una fascia d'età che parte dai 75 anni, noi vogliamo partire anche con i 75 anni. Quindi avvieremo un tipo di strategia vaccinale parallela che considera la coorte a partire dai nuovi ottantenni che sono i nati del 41 e la coorte del 46, con un processo parallelo che porta al ricongiungimento delle coorti. Questo è il nostro obiettivo, è una strategia vaccinale che abbiamo adottato anche in passato a seguito di emergenze, il 2008 per quanto riguarda la meningite, se vi ricordate, altre, dove abbiamo, insomma, siamo partiti con la vaccinazione di coorti parallele per arrivare al ricongiungimento delle coorti. Questo è il nostro obiettivo. Quindi in sintesi sarebbe, per quanto riguarda il 41, cominciare la chiamata a partire dal 15, la settimana dopo cominciare a chiamare i nati del 46, quindi i nuovi 75enni, il primo di, sperando sempre la premessa che ho fatto prima, che ci siano i vaccini, dal primo di marzo la coorte del 40, quindi andare verso gli 81, 82, eccetera, e invece per quanto riguarda, procedendo dai 75, la settimana successiva, quella dell'8, la coorte del 45. Questo, se questa sarà la velocità. È chiaro che potrebbe intervenire, speriamo, in maniera favorevole, uno, l'aumento delle dosi che sono state previste per quanto riguarda questi due vaccini, ma l'entrata in campo di AstraZeneca. AstraZeneca potrebbe cambiare completamente, diciamo, la velocità delle cose, perché a quel punto sarebbe possibile poter usufruire anche, diciamo, dell'apporto dei medici di medicina generale e quindi ampliare il numero di coorti e raggiungere più velocemente la protezione per quanto riguarda questa fascia di popolazione che va dai 75 anni in su. Se invece AstraZeneca dovesse avere un limite, nel senso che viene, diciamo, autorizzata per una popolazione di età inferiore ai 65 anni, ai 70 o ai 60, allora lì
dovremo orientare l'utilizzo di questo vaccino per principalmente le categorie a rischio dei soggetti che sono al di sotto di quell'età limite per cui viene ad essere autorizzato. Allora, la nostra, diciamo, la nostra programmazione quindi è in linea con quella che è la priorità definita dai piani pandemici, quindi operatori e soggetti a maggior rischio. Però nell'ambito di questo tipo di programmazione abbiamo pensato di poter estrapolare da queste forniture delle forniture, diciamo, più ridotte per poter vaccinare dei soggetti che riteniamo essere dei gruppi particolarmente fragili, che invece prescindono dal discorso dell'età, che possono essere gli oncologici, adesso vedremo con quale tipo di stratificazione, quelli che in questo momento, a giudizio dei centri che li stanno seguendo, possono essere più a rischio, quindi sono all'incirca 20.000 soggetti dai dati che ci sono stati forniti, e quindi potremo fornire ai centri che seguono questi gruppi di pazienti via via che abbiamo disponibilità di 2.000, 5.000, 8.000 dosi in modo tale da poter mettere in sicurezza questa fascia di popolazione. E un altro tipo di valutazione lo stiamo facendo per quanto riguarda i trapiantati o quelli in attesa di trapianto, quindi anche lì numeri più piccoli che potremmo cominciare, diciamo, a mettere in sicurezza da queste forniture, insomma, che ci arrivano. Quindi una strategia che sì, segue il piano, ma che tende anche a mettere in sicurezza, diciamo, dei piccoli gruppi target che sono particolarmente a rischio. Questa è la nostra programmazione. Adesso, insomma, la definiremo nel dettaglio anche con le aziende. Avremo, questa è un po' la tempistica, e via via che avremo la disponibilità del vaccino, naturalmente può cambiare la velocità, speriamo in meglio. Questo per quanto riguarda, diciamo, la nostra programmazione. È chiaro che sta andando avanti anche la campagna di formazione, molto ci hanno chiesto anche di essere formati coloro che ci aiuteranno invece per l'altro target che non abbiamo menzionato, che è quello dei servizi essenziali, perché nella fase 2, oltre alla popolazione generale di cui abbiamo parlato, soprattutto gli anziani, abbiamo da tenere in considerazione i servizi essenziali, che sono poi essenziali perché devono, nelle condizioni di emergenza, mantenere l'integrità della società. Lì avremo la possibilità di poter usufruire per le strutture, diciamo, le categorie di lavoratori che ce l'hanno, del supporto dei medici competenti, quindi affideremo ai medici competenti il quantitativo di vaccino necessario per vaccinare quei lavoratori, e stiamo predisponendo una sorta di protocollo d'intesa, perché è normale che le procedure, la registrazione, la tracciabilità del vaccino, la segnalazione di eventuali reazioni deve essere in linea con tutto quello che noi facciamo per la popolazione generale, quindi in tutte le sue declinazioni. Quindi questo è l'altro. È chiaro che anche lì la presenza di AstraZeneca, che è un vaccino che è sicuramente destinato, diciamo, anche per popolazioni di età più giovane, sarebbe il vaccino che ci aiuterebbe a vaccinare velocemente anche la popolazione generale che lavora nei servizi essenziali. Questa è un po' in linea di massima, insomma, la nostra programmazione. Ci tenevamo a farla presente anche per dare un messaggio, insomma, di continuità di quello che è il piano vaccini. Aggiungo solo una cosa rispetto ai medici di medicina generale, ai medici di famiglia. Noi li abbiamo già contattati, abbiamo già fatto incontro sia con l'ordine dei medici che con le sigle sindacali. Loro sono chiaramente disponibili a partecipare alla campagna vaccinale. Dipende chiaramente dalla tipologia di vaccino, perché deve essere un vaccino non ricostituito, che non ha la catena del freddo, insomma, come i primi due vaccini. E stiamo cercando di chiudere con loro, insomma, un accordo che segue un po' quelli che sono anche i parametri oggi, insomma, legati al vaccino antinfluenzale. Però siccome è in corso anche una trattativa nazionale, e a livello nazionale si voleva avere un accordo nazionale uguale per tutte le regioni rispetto, appunto, a parametri da inserire in questo accordo, siamo anche in attesa di capire se c'è un'evoluzione da questo punto di vista, per essere pronti, qualora, appunto, ci fosse la disponibilità di vaccino, di iniziare anche con loro rispetto ai soggetti che possono e che sono in grado di vaccinare, insomma. Però successivamente, certo.
E quale sarebbe il compenso questa volta? Non hanno parlato ancora a livello nazionale di compenso. Ci sono regioni, voi sapete, che hanno tenuto i compensi legati a quanto percepito per l'antinfluenzale, però siamo in attesa di capire. Scusate, andiamo con ordine. Se apriamo le domande, cominciamo con la Marchiori. Sì, buongiorno dottoressa. Mi scusi, una cortesia, siccome ci stanno arrivando moltissime telefonate proprio nel corso della diretta da parte di persone soprattutto anziane, se gentilmente potesse ripetere brevemente le fasce d'età e il percorso vaccinale in modo che sia un po' più chiaro perché hanno un po' di confusione. Allora, abbiamo detto che questa è una programmazione legata a quello che ci è stato finora, insomma, assicurato che arriverà. Allora, per quanto riguarda la popolazione generale, perché penso che questa sia, insomma, la cosa più importante, noi pensiamo di partire con l'avvio della chiamata degli ultra ottantenni dalla settimana del 15 febbraio, con la chiamata dei nati del 1941. Solo il 1941 per quella settimana lì. Quanti sono? Sono, ve lo dico subito perché vi dico il numero delle coorti. Sì, adesso vi dico subito. Il 41, i nati del 1941. La coorte, la chiamata va sempre fatta per coorte. Sono 43.346. Sì. Tenete conto che su questi 40.000 ci può essere qualcuno che è stato vaccinato perché è dentro le case di riposo. Cioè, okay. Quindi questi sono quelli che cominciano ad essere chiamati a partire dalla settimana del 15. La settimana successiva, poiché abbiamo detto, quindi la settimana dal 22, poiché abbiamo detto che andiamo in parallelo con 80-75, cominciamo a chiamare i nati del 1946. Solo i 46. Andiamo per coorte e sono quelli che sono il numero di 46.371. Primo marzo avevamo detto cominciamo a chiamare quelli del 40. Che sono? Aspettate un attimo, 40.500. Sì. E poi quelli del 45, che sono 46.700. Allora, è chiaro che cosa vuol dire questo? Vuol dire che diverse linee, sì, diverse linee però vaccinali vengono aperte, perché via via chiami i primi, poi questi deve dare l'appuntamento per la seconda, ok? Quindi poi segue la sua tempistica. La velocità di progressione nel completare una coorte dipende dal vaccino che avremo. Ecco. E poi si scende. E poi si scende, certamente. Si va, 41, infatti, 49, sì, 48, sì, 48, e poi, ecco, questo è un po' fino al raggiungimento delle coorti. Come? Nel caso in cui arrivasse, posso scusare? Hai perso il controllo del sicurezza. Nel caso in cui arrivassero tutti i vaccini, nel caso in cui arrivassero tutti i vaccini e quindi non ci fosse più la difficoltà, siamo senza materiale. Cominciamo a chiamare le altre coorti. Certo, e voi pensate di concludere tutto per quando? Non lo possiamo dire questo perché dipende dal numero di vaccini che avremo. Impossibile, cioè adesso è veramente difficile. Se vacciniamo 1 milione di persone al mese, impieghiamo 4 milioni. Sì, cioè. Dovremmo avere 1 milione di vaccini. Diciamo che abbiamo tenuto una velocità altissima quando è partita la vaccinazione, eravamo sulle 6-7 mila dosi al giorno e adesso diciamo che dipende. Poi se avremo i vaccini avremo anche più forze in campo, come diceva l'assessore, i medici di base, le farmacie, tutto quello che possono essere, tutti quelli che ci possono aiutare, ma è chiaro che dipende dal vaccino. Sì, dottoressa, quanti sono? Prego. No, no, nessun problema. Una domanda tecnica. Dove vanno queste persone? Vanno le chiamate voi, vanno negli ambulatori, allora, abbiamo... oppure nelle strutture che i comuni stanno attrezzando?
Beh, è la stessa cosa. Allora, diciamo che la chiamata viene fatta, l'abbiamo detto più volte, attraverso un invito nominativo, come sempre, che viene destinata alla coorte, quindi a tutti i soggetti appartenenti a quella coorte. La persona che riceve l'invito nominativo avrà anche l'indicazione del giorno e dell'ora e di dove recarsi. Ogni azienda ULS sta trovando, ha trovato, diciamo, dei siti dove convogliare le chiamate delle persone nel rispetto di quelle che devono essere le misure naturalmente necessarie per questo periodo. Quindi stiamo ricostituendo con le ULS la mappa di tutti i punti che per queste prime, diciamo, questo avvio di chiamata della popolazione generale sono stati previsti. Quindi ci sono già le localizzazioni, gli accordi con i sindaci, certo, e tutto quello che naturalmente serve ad allestire un punto vaccinale più o meno grande, dipende dalla realtà. E dottoressa, mi scusi, questa mappa quanti punti vaccinali comprende e se ci sono già anche comprese le famose primule? Le primule non le abbiamo ricevute, queste non ci sono, ma è chiaramente il logo nazionale e quindi quando arriveranno, insomma, le terremo in considerazione e vedremo dove metterle. Al momento le ULS hanno fatto la mappatura delle sedi a secondo, insomma, la loro organizzazione. La stiamo costituendo, appena sarà disponibile naturalmente, insomma, potremmo farvela avere. E quanti sono i trapiantati, mi scusi? No, non lo sappiamo. Abbiamo avuto un primo colloquio con il responsabile del centro trapianti e adesso stanno facendo, insomma, stanno stilando anche una serie di priorità in modo tale da identificare, via via che saranno disponibili i vaccini, la possibilità di vaccinare queste persone particolarmente a rischio. Non ho ancora i numeri. Okay. Posso fare un'ultima? No. Okay. Bene, nella mia lista ho Malavasi e poi Moscati. E Marchiori che non aveva finito. Ma hai fatto la domanda decisiva però. Solo un dettaglio per terminare con l'assessore, quello che si diceva un attimo fa. Qual è il compenso per iniezione, per vaccino somministrato? Non c'è un compenso perché non abbiamo antinfluenzale. Ancora. No, sull'antinfluenzale 6,15 euro. Ok. E quindi però oggi non c'è un compenso, siamo in attesa di questo accordo nazionale. Ok. Marchiori, poi Moscati, prego. Sì, buongiorno, mi scusi, Moscati, il nuovo Terraglio. E io le volevo chiedere, siccome ho visto che si parte dagli 80 per andare agli 81, 82, avevo una domanda da parte del signor Severino Centenario e della sua sorella gemella Antonia, che hanno compiuto 101 anni martedì. E che mi chiedeva, ma io potrò fare il vaccino? Quando mi chiameranno, visto che c'è questa scalata all'indietro e loro hanno una certa età. Via via, è chiaro che via via che avremo il vaccino e a seconda della numerosità delle coorti, è chiaro, arriveremo a tutte le età. Noi non abbiamo escluso nessuno nel nostro conteggio. Diciamo di persone da vaccinare, da proteggere, ci sono naturalmente tutti. È chiaro che le scelte delle coorti vengono fatte non a caso, ma vengono fatte sulla base di quelle che sono le evidenze scientifiche e sulla base di dove è la maggiore concentrazione, non tanto di numero di casi, ma anche di gravità. E sono state individuate a livello internazionale queste fasce e quindi noi seguiamo, insomma, questo tipo di percorso. Nel nostro percorso Veneto abbiamo aggiunto per accelerare la protezione delle fasce più a rischio, i 75 anni. Quindi abbiamo costruito questa strategia che va in parallelo tra i 75 e gli 80 proprio per proteggere quella fascia di soggetti che sono maggiormente a rischio di andare incontro a ricoveri in terapia intensiva e poi di conseguenza, diciamo, a tutte le complicazioni che questo comporta. Quindi questa è, appunto, è stata la nostra scelta. Se avremo la disponibilità del vaccino andremo sicuramente molto molto veloci. Diciamo che nascondeva anche una domanda, diciamo, forse abbiamo visto anche che le persone molto anziane, cioè parliamo degli over 90, hanno avuto paradossalmente minor esiti negativi rispetto a quelle nella fascia, però chiaramente queste sono tutte cose da studiare che per ora non possiamo controllare. Grazie.
Allora chiede di intervenire Michela Nicolussi Moro. Dottoressa, mi scusi, ho un'ultima domanda, dottoressa. Volevo capire se la nota di Arcuri vi specifica alla fine quante dosi di AstraZeneca arriveranno, perché siamo partiti da 16, poi a 8, 3,6, 3,1 e si è già fatto la suddivisione per regioni. Allora, la nota del dottor Arcuri specifica quante dosi di Pfizer e quante dosi di Moderna. Hanno fatto una distribuzione per regioni in rapporto, diciamo, alla popolazione. E quindi, per quanto ci riguarda, la lettera che è arrivata non comprende quella della prima settimana di febbraio, che però è pari a, l'ha detto poco fa il Presidente, 50.000, adesso comunque quello dico, 45.000, sì. 600 qualcosa. Per quanto riguarda dalla settimana dell'8, allora, alla settimana del 22 sono 197.210. Per il Veneto. Comprese poi quelle della prima settimana, arriviamo ai 250.000 di cui ho detto per tutto il mese di febbraio. Pfizer e Moderna. Il dato di AstraZeneca che noi avevamo nazionale, che è uscito dall'incontro di sabato sera, sì, era quello di 3,4 milioni a livello nazionale. Per i primi 3 mesi e arrivo prima tranche il 15 di, cioè attorno al 15 di febbraio. Però sono dati che ci ha dato il commissario Arcuri sabato sera e non abbiamo nessun riscontro. E questo prima delle problematiche che sono nate con la Gran Bretagna e con il rispetto dei contratti, la lite, come esattamente dire. Prima, sabato sera, quando abbiamo quindi fatto la videoconferenza. Quindi siamo sicuri che questi quantitativi siano rispettati? Aspettiamo conferma. Per AstraZeneca aspettiamo conferma. Ma abbiamo almeno la conferma che dovrebbe arrivare domani, l'approvazione da parte di EMA o neanche quello? Ne sappiamo quanto voi. Perfetto. Grazie. Alda Vanzan. Dottoressa, scusi, ci chiedono, le persone disabili sono ricomprese nella prima fase 1A, 1B? Quelle che sono nelle strutture le abbiamo considerate nella fascia, quindi strutture residenziali per anziani e anche disabili dei vari centri, questi sono compresi e quindi verranno vaccinati entro la prima metà di febbraio nel rispetto delle dosi. Per quanto riguarda invece le coorti, quindi i soggetti che all'interno delle coorti hanno condizioni o perché sono in assistenza domiciliare o perché sono impossibilitati a spostarsi, naturalmente in quel caso verrà valutato, insomma, come è anche per l'antinfluenzare, la vaccinazione a domicilio. Ci sono altre domande? Sì, io. Marchiori. Sì, mi scusi. Dottoressa, una cosa, forse più che altro una curiosità. Lei prima ha detto che sono arrivate più dosi di Pfizer e un piccolo quantitativo di Moderna, quindi inferiore. Ecco, la mia domanda è questa. C'è il rischio che chi viene vaccinato al primo giro con Moderna poi possa non avere la seconda dose di Moderna? Non ci risulta al momento questo rischio. Ognuno che inizia con un vaccino deve completare il ciclo vaccinale con lo stesso, da quelle che sono le indicazioni adesso e da quello che sempre, insomma, viene ad essere considerato. Per le informazioni di cui disponiamo ad oggi, noi possiamo dire che partiamo con queste, insomma, con le premesse che vengono rispettati i quantitativi e che quindi poi la consegna sia più o meno la stessa che ci viene assicurata, queste 50.000-60.000 a settimana, che ci consente di fare le prime dosi e poi anche le seconde dosi. Quindi questo è quello che ci hanno, insomma, detto, e sulla base di questo dobbiamo fare la programmazione. Perché se così non fosse dovremmo aspettare di avere 6 mesi di consegne e poi fare tutte le vaccinazioni, il che naturalmente non risponderebbe alla necessità di sanità pubblica, che è quella di bloccare la gravità della malattia e speriamo di cambiare l'epidemiologia della circolazione del virus. Certo, grazie. Scusi, un'altra domanda. Quanto alta è la probabilità che i vaccinati possano contagiare chi non è vaccinato? Non ho nessuna, diciamo, percentuale in questo senso.
perché intanto non è, diciamo, non è previsto e non è scritto da nessuna parte che un soggetto vaccinato possa contagiare altri. Intanto questo per sgombrare il campo. Poi è chiaro che essendo un vaccino che si sta utilizzando molto velocemente su una larga fascia di popolazione mondiale, ci sarà chi ha cominciato prima, tipo Israele, insomma l'Inghilterra, che hanno già stanno raccogliendo molti dati, che ci diranno, insomma, ci daranno informazioni su questo. Non sappiamo neanche, l'abbiamo già detto, se saranno sufficienti due dosi o se bisognerà fare un richiamo. Quindi è un percorso di immunizzazione importantissimo, è l'unico di cui disponiamo per poter sconfiggere la malattia. Tutto quello che raccogliamo, diciamo, come informazioni aggiuntive, le raccogliamo via via che procede la campagna vaccinale a livello mondiale. Ecco. Grazie. Ad avanzan. Ne approfitto, dottoressa. Nelle ultime due settimane sono arrivate indicazioni in merito ai tamponi relativi ai vaccinati? Cioè chi si è vaccinato deve continuare a fare il tampone? No, non ce l'abbiamo questo tipo di non abbiamo questo tipo di informazione. Perché il Ministero si sta consultando con gli altri stati e naturalmente ci saranno delle indicazioni europee, quantomeno per quanto riguarda la sorveglianza dei soggetti, insomma, la sorveglianza continua, lo screening dei soggetti vaccinati. Però, insomma, va da sé che nel momento in cui raggiungeremo alte coperture vaccinali, insomma, cambierà anche la modalità di controllo. Quindi al momento voi non fate il tampone a chi ha avuto la seconda dose di vaccino? La seconda dose, dopo la seconda dose devono passare intorno ai 10-15 giorni perché la persona possa essere considerata protetta. Nel frattempo speriamo che il Ministero, insomma, ci dia informazioni in merito. Posso chiederle l'ultima cosa al volo, dottoressa? Sì. In merito alla richiesta dell'Ordine dei Medici che credo abbiano presentato anche all'assessore Lanzarin, ecco, ma il famoso 13-14% di operatori non sanitari che sono stati allora, vaccinati. Allora, l'abbiamo già chiarito sia con loro e mi sembra anche poi è uscito. Allora, intanto il 14% era un dato nazionale e non era un dato Veneto. Nostro. Il dato del Veneto è un 9%, ma che comprende categorie che oggi sono incluse dal piano vaccinazione nazionale, ossia comprende anche personale amministrativo, comprende quelli delle pulizie, comprende anche quelli che guidano l'ambulanza, comprende insomma dei soggetti che hanno diritto comunque alla vaccinazione inseriti nel piano in questa prima fase. Grazie. No, io avrei, non so se avete ancora un po' di pazienza, non vorrei usare della vostra cortesia, ma siccome mi pare di capire che per quanto riguarda la campagna vaccinale ci dovremo attrezzare di pazienza perché i tempi saranno purtroppo lunghi, non per colpa ovviamente della struttura sanitaria veneta, ma per la carenza dei vaccini sul mercato, visto che ci sono 8 miliardi di persone che vivono su questo pianeta e i vaccini in produzione in questo momento mi pare siano... Se Pfizer ce la farà, arriverà a 2 miliardi e poi quello che riuscirà a garantire AstraZeneca, molte aziende si sono ritirate per l'impossibilità proprio scientifica di arrivare al traguardo e all'obiettivo fissato. Nonostante l'Unione Europea abbia messo 10 miliardi già con questi grossi colossi farmaceutici e altrettanto abbia fatto l'America con direi Pfizer fondamentalmente e Moderna. Ecco, fatta questa premessa e questa idea di consentire alle aziende italiane di produrre vaccini con la concessione dei diritti è realisticamente praticabile oppure si tratta di un auspicio, di un desiderio legittimo e in realtà il nostro paese è sguarnito delle strutture tecniche, scientifiche e poi anche le stesse aziende non hanno probabilmente lo stesso livello tecnologico e competitivo dei due colossi americani. Ci potete dare una risposta in tale proposito? Scusa un attimo, ma tu hai il dubbio che il nostro paese sia sguarnito? No, io so no, che perché... noi abbiamo un grande paese alle spalle su cui possiamo contare. No, ma non, in Italia non abbiamo un produttore del vaccino appunto. Oggi, quindi siamo sguarniti, certo. Se avevi il dubbio. Che poi ci possa essere collaborazione tra industrie farmaceutiche e che l'Italia le possa favorire è un altro discorso. Ma siamo a un anno dall'epidemia e oggi i vaccini noi li guardiamo dall'estero, ci arrivano dall'estero. Ben venga ogni iniziativa, mi pare che una sia in corso, ma ad oggi dipendiamo totalmente dall'industria farmaceutica straniera.
e pagare i diritti, cioè, ad esempio il professor Remuzzi sostiene che se sul mercato vengono messi 3 miliardi è probabile che Pfizer... Guardate che è bene... Fantascienza? No, è che non dipende dalla volontà di uno studioso, dipende da un'industria farmaceutica che in questo caso è una multinazionale straniera che non fa gli interessi di uno studioso, fa i suoi interessi. E noi attraverso l'Unione Europea acquisiamo i farmaci da questa struttura. Se questa struttura offre la possibilità o raggiunge un accordo con l'industria italiana per produrre il vaccino, io penso che l'Italia possa dare una mano ad aiutare. Ma ad oggi siamo, bisogna essere chiari su questo, non è che i desiderata o i sogni notturni diventano realtà. Cioè, chi dice di mettere 3 miliardi sul piatto, con chi ha parlato? Sì, sì, ma dai, i conti in casa d'altri, insomma, cioè, lasciano lo spazio che trovano. Allora, se non ci sono altre domande...